Un caro saluto a tutti i telespettatori di Telegolfo, inizia un'altra stagione di calcio a 5, cominciamo dal primo turno di Coppa Lazio che vedrà oggi la SD Heracles Formia ospitare alla struttura di Via Cassio il Futsal Ceccano. La squadra formiana che nell'ultima sessione estiva si è rinnovata cambiando nome, ingaggiando il tecnico Andrea Cardillo e mettendo ai suoi ordini giocatori nuovi di esperienza come ad esempio Pedro Vidigna, Paolo Faria, Renato Petronzio e Ignazio Pernice, regalandosi anche la chicca Vincenzo Zaccaro, bomber alla prima esperienza di calcio a 5, ma che nel calcio a 11 il pallone lo ha spesso buttato alle spalle dei portieri. Tanti altri sono i giocatori confermati come il capitano Francesco Valerio. Andremo più avanti ad analizzare l'intero organico di mister Cardillo e lo staff dirigenziale. Chi vi parla è Francesco Di Luna, accanto a me per curare le riprese c'è Giuseppe Capuano. Andiamo a vedere le formazioni per la SD Heracles Formia: 12 Petronzio, 22 Napolitano, 2 Valerio capitano, 3 Valente vice capitano, 5 Zottola, 6 Riso, 8 Colacicco, 9 Zaccaro, 10 Paolo Faria, 17 Cannavale, 19 Diana, 21 Sai. Allenatore Andrea Cardillo, per il Futsal Ceccano 4 Padovani, 8 Umberti, 10 Pietrantoni, 12 Celli, 16 Cipriani, 17 Ricci, 23 Cicciarelli, 31 Salvati, 32 Carlini, 33 Ferri, 35 Galuppi. Arbitra il signor Saraniero di Latina, le squadre si scambiano un saluto e si sistemano in campo con la Futsal Ceccano con un completo rosso-blu che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi e l'Heracles che attaccherà dalla destra alla sinistra con un completo azzurro. Formazioni in campo per l'Heracles: Napolitano a porta, Riso, Vidigna, Paolo Faria, scusate, Francesco Valerio e Colacicco. Per invece il Ceccano: Cipriani a porta, Padovani, Pietrantoni, Cicciarelli e Galuppi. Siamo quasi pronti per iniziare questa prima partita stagionale di Coppa Lazio. Sul punto di battuta Riso e Colacicco. Partito, il primo tempo, inizia la stagione dell'Heracles, un anno importante con una squadra che si è rinforzata. Subito il primo pallone con il tiro mancino di Ricci per il Ceccano. Dicevo, iniziata questa stagione il 21 settembre, due giorni prima della fine dell'estate. Intanto prova Paolo Faria a mandare Riso nello spazio, ancora Faria tenta una giocata, fermato però da Galuppi, con un Heracles che abbiamo detto rinforzato in questa sessione estiva, molti acquisti ma tanti anche giocatori confermati. Valerio intercetta questo pallone, Paolo Faria prova a riappoggiarlo, sempre al capitano, di testa ci riesce, scambio tra Riso e Valerio, Valerio gestisce questo pallone, manovra Riso, scambia per Paolo Faria, va dentro da Valerio, non riesce, intercetta Galuppi, scarica per Ricci, ancora Galuppi, protegge bene questo pallone, scarica ancora Ricci, si butta nello spazio Cicciarelli, pallone gettato fuori in fallo laterale. Allora Paolo Faria per Francesco Valerio. Dicevo, un Heracles che ha mantenuto intanto il primo fallo a favore dell'Heracles, che ha mantenuto i giocatori importanti dallo scorso campionato come Riso, Colacicco, Francesco Valerio. Tanto prova a ripartire Padovani, subisce un fallo. Ricordo che l'anno scorso l'Heracles è arrivato al terzo turno di Coppa Lazio arrendendosi solo a una squadra
davvero forte come l'Eur Massimo. Al primo turno era passata con il Città di Colleferro, perdendo in casa 4-3 ma vincendo fuori per 2-0. Al secondo turno invece è passata con la Polisportiva Supino, in casa pareggiò 2-2 e fuori invece ha vinto 4-3. Parte Ricci, scambia con Padovani, il mancino intercettato da Riso, scarica per Paolo Faria, va da Francesco Valerio. Riso tocca velocemente il pallone, Valerio per Paolo Faria, ancora Valerio, vada con la Cicco, sale sulla fascia, rientra, scarica ancora Valerio. Primi tre minuti praticamente di esclusivo possesso palla per i ragazzi che giocano in casa. Sbaglia intanto questo passaggio Valerio, offre la ripartenza a Ricci, viene ben intercettato da Paolo Faria, recupera il pallone Padovani, va da Galuppi, il destro deviato da Faria in calcio d'angolo. Dicevo, eliminata al terzo turno di Coppa Lazio l'anno scorso, rendendosi appunto all'Euro Massimo con una sconfitta per 4-0 sia in casa che fuori casa. Padovani per Ricci, vada Cicciarelli, recupera il pallone Galuppi che aveva tirato sopra la traversa, ma l'arbitro ha fischiato il fallo sul Riso. Riso per Faria, ancora Faria, rientra col mancino, Valerio per Riso, ancora gestiscono questo possesso palla, prova a salire Valerio, sbaglia poi la misura del passaggio per Colacicco, sarà rimessa laterale per il Ceccano. Colacicco recupera bene questo pallone, prova a scaricarlo ma lo recupera Padovani. Cipriani lungo per Cicciarelli che non arriva, pallone che termina tra le braccia di Napolitano che riparte subito da Riso, va da Colacicco, protegge bene questo pallone, lo scarica ancora per Riso, fa salire i suoi, va da Faria col mancino dentro, bene per Riso, bella la giocata, tenta il tiro alto sopra la traversa. Padovani, Galuppi, gioco di suola, bella la giocata di Ricci che va a scaricare di nuovo per Padovani, prova ad impostare, scarica per Ricci, prova ad andare dentro, l'arbitro fischia un fallo a favore dei ragazzi di Mister Cardillo, un fallo subito da Antonio Colacicco. Riso prova a puntare Padovani, il velo di Colacicco che pensava ci fosse il capitano Valerio alle spalle, che non ha seguito però il movimento. Questo è l'esordio stagionale per l'Heracles in casa in Coppa Lazio, il campionato invece inizierà il 5 ottobre, ma la prima di campionato in casa l'Heracles la giocherà il 12 ottobre. E giocherà contro il Latina 2017 Futsal, la prima giornata invece la giocherà il 5 ottobre in casa del Real Fondi, una squadra molto forte quella costruita da Mister Cardillo e la dirigenza dell'Heracles, però il Mister Cardillo ci va piano sui pronostici di questo campionato, infatti in un'intervista per tanto tenta Padovano e sul suo tiro cross si avventa Galuppi ma il pallone termina a fil di palo, grandissima occasione per il Ceccano,
dicevo in un'intervista per sportgaetano.it, ha detto: è vero che abbiamo fatto dei movimenti di rilievo, questo non lo possiamo negare, ma da qui a dire che siamo noi i soli favoriti è forse cosa esagerata. Faria per Riso tenta di girarsi e subisce un fallo non fischiato dall'arbitro, sarà calcio d'angolo invece. E aggiunge poi mister Cardillo: certamente abbiamo fatto una squadra buona ed importante con la quale dobbiamo guardare la zona playoff, e poi lo sviluppo della stagione non lo possiamo certo prevedere. Riso, gioco di gambe, prova a superare Cicciarelli che mette in calcio d'angolo, chiama lo schema Daniele Riso. Daniele Riso scarica per Faria, intercetta bene Ricci, cambia tutto per Galluppi, prova a scaricare, la prende di mano con la Cicco, l'arbitro fischia un fallo. Legge questo pallone Cicciarelli, va al tiro Paolo Faria in due tempi, blocca Cipriani. Pallone non uscito, dice l'arbitro, allora continua a giocarlo Ricci, va da Galuppi, offre la ripartenza però con la Cicco, protegge questo pallone, lo scarica bene per Francesco Valerio. Daniele Riso tenta il doppio passo, rientra, non subisce fallo secondo l'arbitro, protesta Daniele Riso, interviene scivolata benissimo Francesco Valerio, appoggia con la Cicco che di prima non riesce bene a coordinarsi, mette in rimessa dal fondo, grande occasione per con la Cicco che si è avventato su questo pallone. Buona comunque l'occasione creata, costruita da una ripartenza di Francesco Valerio. Paolo Faria ancora tenta di dare questo pallone a Riso, offre la ripartenza a Ricci, va dall'altra parte per Galuppi, il destro messo in calcio d'angolo da Napolitano e si è aperta la gara dopo 8 minuti di stallo in cui le squadre si sono per lo più studiate, si sono creati adesso invece degli spazi ghiotti per gli attaccanti di entrambe le squadre. Padovani cerca Cicciarelli che prova a girarsi, intercettato da Francesco Valerio, chiede il fallo, intanto è il gol, il vantaggio di Cicciarelli, si gira subito di sinistro, la mette all'angolino mentre Riso era asseso per terra, le proteste da parte di Francesco Valerio che chiedeva un fallo, quindi il vantaggio del Ceccano con Cicciarelli, bel gol in girata di sinistro. Allora dovrà iniziare la sua stagione tentando subito una rimonta. Valerio davanti Cipriani non riesce a impattare bene questo pallone di testa. Iniziamo solo da 10 minuti la stagione dell'Heracles, ma potremmo dire, anche se il calcio 5 è uno sport molto particolare in cui le cose cambiano in pochissimo tempo, lo dimostra adesso Paolo Faria con un grande mancino che va a sfiorare l'incrocio dei pali, grandissima occasione, bellissimo il tiro di Paolo Faria, potremmo dire inizia un po' in salita con un gol subito, ma la partita è lunga e ce ne sarà. Ce ne saranno di occasioni per i ragazzi di mister Cardillo per recuperarle. Intanto Vincenzo Zaccaro, il suo esordio nel calcio a 5, non ha mai giocato a questo sport, ma è sempre stato un attaccante di ottimo livello al calcio a 11, ha segnato tantissimi gol e non a caso su di lui
Mister Cardillo ha detto tempo fa ha avuto Distasio che veniva dal calcio a 11, non aveva mai fatto calcio a 5, il primo anno soltanto 6 partite fece addirittura 99 gol. L'anno dopo in C fu il capocannoniere di Coppa giocando pochissimo e fece addirittura 34 reti. Penso che un giocatore come Vincenzo possa eguagliare queste medie, l'importante è calarsi subito bene in questa nuova realtà. Quindi tanta la fiducia riposta in lui da parte della società, della dirigenza, non controlla bene però questo pallone. È entrato anche Pietrantoni per il Ceccano e Ferri. Sono usciti Galuppi e Cicciarelli, l'autore del gol del vantaggio. Quando siamo al 13esimo, 1-0 per l'Eracle, per la Futsal Ceccano a danno dell'Eracles. Paolo Faria per Daniele Riso. Va da Zaccaro. Cerca lo spazio per calciare. Lo fa. Deviato in rimessa laterale da Padovani. Va Daniele Riso sul punto di battuta. Paolo Faria al volo di sinistro. Termina il rimesso dal fondo. Con l'Eracles che l'anno scorso, come detto, si è fermato al terzo turno di Coppa Lazio, in campionato invece è arrivato a quarto, sfiorando i playoff, perdendo all'ultima giornata in casa della diretta concorrente il Buenaonda. Intanto si accentra Pietrantoni per calciare di sinistro, murato da Valerio, intanto rimane per terra Ferri, che ha subito un colpo al viso. Si rialza subito. Sarà restituito ai padroni di casa questo pallone. Lo consegna a Paolo Faria, il numero 17 del Ceccano Ricci. Allora, ricomincia a costruire il gioco Valerio con Riso. Paolo Faria, toccano tutti velocemente questo pallone. Zaccaro. Appoggia bene questo pallone a Valerio, apre tutto per Paolo Faria. Finta il tiro, poi prova ad andare da Riso ma intercetta Ricci. Riso, cambia tutto per Paolo Faria. Prova a centrarsi, di punta, para Cipriani. E il pallone che va in fallo laterale. Chiamato il time out dalla Futsal Ceccano, un momento per rifiatare per entrambe le squadre, quindi un Eracles che parte subendo nonostante abbia creato più occasioni, ma il Ceccano è stato bravo a sfruttare le ripartenze andando in vantaggio al decimo minuto con il numero 23 Cicciarelli. Dicevo, l'anno scorso l'Eracles che si è classificato quarto sfiorando i playoff, quest'anno si riparte il 5 ottobre, le altre compagini che si sfideranno insieme appunto all'Eracles saranno la Technology, Sport Country Club, lo Sporting Terracina, il Lido, il Pirata Sperlonga, il Frosinone, Flora 92, l'Eglas Aprilia, il Leggio Sora, il Latina 2017 Futsal, il Lele Nettuno, il Real Fondi, l'Arena Cicerone e il Buenaonda. Quattordici squadre quindi che lotteranno per il campionato. L'Eracles è sicuramente una delle favorite. Ha costruito con i nuovi acquisti di quest'anno una squadra con un organico potremmo dire completo, con Renato Petronzio, i due portoghesi Pedro Vidigna e Paolo Faria, Ignazio Pernice e poi come detto la chicca Zaccaro a completare quella che era una squadra
con già ottimi giocatori di categoria come Daniele Riso, Antonio Colacicco, Vincenzo Zottola. Si ricomincia con la stessa formazione per l'Heracles, invece per il Ceccano è entrato il numero 8 che subito cerca un fallo ma la tocca di mano. È entrato il numero 8 Umberti. Entrato anche Valente, vice capitano. Umberti intercetta questo pallone. Lo dà Pietrantoni. Ancora Pietrantoni. Va da Ferri. Ferri tenta la giocata. Bene per Umberti. Stava per uscirne una grandissima giocata da parte di Ferri, ma recupera il pallone Faria. Offre la costruzione di gioco. Zaccaro protegge questo pallone, prova a scaricarlo, lo tocca per ultimo, sarà rimessa laterale per il Ceccano che batte subito con Ricci addosso a Zaccaro che era troppo vicino, non ha dato la distanza. 19esimo, vantaggio Ceccano 1-0. Batte Ricci. Va da Pietrantoni, ancora Ricci, va sul mancino, recupera bene questo pallone Riso, Zaccaro la ripartenza, non controlla bene il pallone, sarà rimessa dal fondo, l'arbitro intanto fischia il quinto fallo a favore dell'Heracles, quindi dal prossimo fallo per l'Heracles, a favore dell'Heracles, sarà tiro libero. Tanto Paolo Faria sul punto di battuta, il pallone che però sembrava essere stato toccato per ultimo da Zaccaro. Arbitro, sei un signore per me. Senza buttartela addosso, eh? Per me sei un signore, continua così. E se no quando amma segna, chissà. Ora giocano il pallone e restituisce in maniera davvero sportiva Daniele Riso per questo pallone che in effetti era stato toccato da Zaccaro per ultimo. Da applausi il gesto di Daniele Riso. Paolo Faria da Daniele Riso. Valente. Ancora Faria. Dentro da Riso. Ancora Faria, scambia velocemente con Zaccaro. Zaccaro scambia con Riso. Valente. Faria tenta la giocata per Valente che arriva in ritardo sul pallone, protegge bene Pietrantoni, sarà rimessa dal fondo. Ferri tenta il tacco, recupera Faria, subisce fallo, sarà tiro libero. Avevamo detto troppi falli spesi dai ragazzi rosso-blu in questi primi 21 minuti di gioco. Sarà allora tiro libero. Zaccaro e Riso sul punto di battuta probabilmente andrà Daniele Riso. Invece prende la rincorsa Zaccaro, andrà il numero 9. Vediamo se siglerà adesso il suo primo gol in carriera di calcio a 5. Parte Vincenzo Zaccaro, il destro e il palo. Sarà rimessa dal fondo. Chiedono la deviazione, infatti viene concesso il calcio d'angolo. Ancora Zaccaro, sta cercando la sua prima rete in questa nuova realtà, sempre rincorrendo un pallone rotondo. Rimessa laterale per l'Heracles. Zaccaro scambia velocemente con Riso, cambia tutto per Paolo Faria, rientra
non controlla bene questo pallone. Parte Umberti. Cipriani. Va lungo, male, però regala la gestione del pallone a Riso. Vada Valente, Paolo Faria, tanto pronto ad entrare anche Vincenzo Zottola. Un altro dei confermati dalla passata stagione. Tanto tenta la volée Zaccaro dopo un doppio controllo, prima di Pet e poi di Coscia. Ammonito Valente per proteste. Dice Saraniero da Latina, mai urlare verso di me. Ammonito allora il vice capitano Pietrantoni. Vada Ferri, chiede subito il pallone Pietrantoni, non gli viene restituito. Allora batti subito Ferri per Uberti. Uberti col destro, murato da Valente. Ancora Uberti, si gira Ferri. Rimessa laterale a favore dell'Heracles. Entrato Vincenzo Zottola al posto di Francesco Valerio, anzi Paolo Faria, prova intanto una giocata a Riso, finisce rimessa dal fondo. Ricci, bene per Ferri, la girata per Galuppi, recupera il pallone Zaccaro, subisce fallo Zaccaro da parte di Ferri, sarà ancora tiro libero questa volta. Andrà Daniele Riso. Bella la giocata di Vincenzo Zaccaro che prima dribble e poi si guadagna ottimamente un fallo. E allora sarà ancora tiro libero per l'Heracles. Ma sul pallone si avventa adesso Paolo Faria, entrato al posto di Valente apposta per tirare questo tiro libero. Vediamo se il numero 10 metterà dentro questo pallone. Entrato anche Celli per il Ceccano. Va Paolo Faria col mancino. Dentro! Anzi no, il pallone termina sul fondo. Ho avuto una svista. Vicinissimo al gol Paolo Faria, ma si rimane ancora sull'1-0 per il Ceccano. Davanti la porta! Ricci si fa murare da Napolitano. Grandissima occasione per portarsi sul 2-0. Allora di nuovo Pietrantoni si accentra col destro. Mura Zottola. E rilancia dopo che il pallone aveva colpito in faccia Celli. Molto intensi questi ultimi 5 minuti con capovolgimenti di fronte, due tiri liberi falliti dall'Heracles, uno con Zaccaro e uno con Paolo Faria. Tanto sbaglia il controllo Pietrantoni, Zottola prova a colpire Cipriani e lo colpisce di fatti. Non è gol allora. Zottola, vada Valente. Zaccaro protegge bene, di nuovo per Valente, subisce fallo ed è rigore. Dice Saraniero che è rigore, un fallo subito da Valente dopo un bellissimo 1-2 con Vincenzo Zaccaro. Sarà allora calcio di rigore, prende il pallone Vincenzo Zaccaro e questa volta sembra intenzionato Daniele Riso, ammonito anche Cicciarelli dalla panchina del Ceccano. Sarà Daniele Riso adesso a battere questo calcio piazzato, il più importante potremmo dire fino a questo momento, perché è un calcio di rigore, l'occasione giusta per riportare l'Heracles sul pareggio.
Vediamo allora se ci riesce il numero 6 in maglia azzurra. Parte Riso col destro, è il pareggio, Daniele Riso è lui a siglare il primo gol stagionale per i ragazzi di Mister Cardillo. Riporta in parità il match dopo la rete di Cicciarelli. Al 28esimo allora è 1-1. Possesso allora adesso per il Ceccano. Con un primo tempo molto equilibrato, occasioni da ambedue le parti, forse l'Heracles ha meritato qualcosa in più, ha fallito anche due tiri liberi, ma adesso si è portato in pareggio con il solito Daniele Riso, migliore marcatore dei suoi nella stagione passata. Pietrantoni sbaglia la misura di questo passaggio, allora Zottola appoggia, ancora Riso, va lungo, da Colacicco, esce Cipriani addirittura per spazzare via questo pallone. Fischia Saraniero, va a dire due cose al dirigente accompagnatore del Ceccano. Riprende Valente, va da Daniele Riso, lungo per Colacicco, prova a centrarsi, commette fallo secondo Saraniero. Allora Pietrantoni, va da Ricci, si accentra Ricci, Pietrantoni lungo, dentro il pallone, bene Napolitano a mettere in calcio d'angolo su un'azione pericolosa. Pietrantoni, ancora lui, doppia occasione per il Ceccano al 30esimo per riportarsi in vantaggio. Riso va da Zottola, di nuovo tutto per Riso, Colacicco, Zottola scarica per Valente, bene Colacicco, prova a girarsi, subisce fallo, l'arbitro ammonisce Colacicco per simulazione addirittura. Sembrava aver subito fallo Antonio Colacicco, ma l'arbitro l'ha pensata diversamente. Intanto sale Galuppi sulla sua corsia, Padovani si ripiazza dietro, entra al posto di Pietrantoni. Allora proprio lui Galuppi, tenta la giocata, recuperata da Francesco Valerio, di punta, Cipriani in due tempi. Quando siamo entrati ormai nel 31esimo minuto, dovrebbe esserci solo un minuto di recupero. Tenta addirittura il tiro Celli, comodamente bloccato da Napolitano. Vincenzo Zottola, tenta la giocata, guadagna una rimessa laterale. Valente, ancora per Zottola. Chiude Ricci in fallo laterale, riparte. Riparte Galuppi, tenta il tiro, messo in calcio d'angolo. Per quella che potrebbe essere l'ultima azione di questo primo tempo. Vacelli sul punto di battuta, l'arbitro inizia a guardare il cronometro, probabilmente si batterà e finirà. Finisce in fallo laterale, battuto male questo angolo da Celli, termina 1-1 il primo tempo. Alla rete di Cicciarelli risponde Riso sul rigore, l'appuntamento è per il secondo tempo. Ci siamo per ricominciare questo secondo tempo di Heracles VC Futsal Ceccano. Si riprende dall'1-1 del primo tempo, Cicciarelli a siglare il vantaggio per gli ospiti, Riso a riportare i conti in parità su calcio di rigore, ammoniti Valente per l'Heracles e Cicciarelli per il Ceccano. L'Heracles attacca da sinistra a destra ai posti tre schermi, il Ceccano da destra a sinistra. Riparte questo secondo tempo, come detto in parità, con un primo tempo piuttosto equilibrato, forse ha meritato qualcosa in più l'Heracles con anche due
tiri liberi falliti per l'Heracles in campo napoletano. Valente, intanto Cicciarelli col mancino fuori misura per l'Heracles, come detto Valente, Paolo Faria, Valerio e Colacicco in campo invece per il ceccano Cicciarelli, Ricci, Padovani e Galuppi, stessa formazione che aveva cominciato il primo tempo, evidentemente la formazione tipo del ceccano. Commette un errore Galuppi, sbaglia completamente la lettura di questo passaggio. Allora si riparte con Faria che batte per Valente. Capitan Valerio col destro per Faria, col mancino va da Colacicco, ancora scambia con Valerio, si accentra, tenta la giocata, riesce ad uscire dalla doppia marcatura, poi però ci pensa Cicciarelli a recuperare il pallone. Galuppi, il sombrero su Paolo Faria che non riesce, allora riparte, recupera questo pallone Colacicco, non è fallo. Valerio dentro per Paolo Faria, vicinissimo al gol del vantaggio, va sul fondo il suo tiro, bella trama di passaggio. Galuppi va da Padovani, tutto di mancino, bella la giocata, commette fallo Valerio. Allora sarà punizione per il ceccano. Ricci va da Padovani, tenta di punta il tiro veloce, mette in calcio d'angolo Valente. Cicciarelli va da Ricci, tenta la giocata, rientra sul sinistro, protegge benissimo questo pallone, ma lo recupera ottimamente Valente insieme all'aiuto di Paolo Faria. Con la Cicco va da Faria, appoggia per Valente, chiede il movimento del compagno, ancora Valerio, va da Faria, Faria per Colacicco, bello il movimento, chiede il fallo, subisce due interventi e l'arbitro questa volta fischia. Francesco Valerio sul punto di battuta, lo conosciamo bene, questo giocatore ha un tiro niente male, davvero potente. Parte Francesco Valerio, la bordata che finisce alta sopra la traversa. Cipriani da Cicciarelli, Galuppi controlla male questo pallone, allora recupera Paolo Faria di destro, bellissimo il tiro dopo una splendida giocata di Paolo Faria, ha recuperato un pallone dopo un errore di Galuppi, ha sfoderato un destro dopo aver recuperato ottimamente un pallone, il numero 10. E allora è 2-1 per l'Heracles, il numero 10 va a segnare il suo primo gol stagionale. E allora il vantaggio Heracles, che ha voluto mettere le cose in chiaro subito questo secondo tempo. Ricci per Cicciarelli, prova a centrarsi, di mancino, altra grande occasione, anche questa volta sopra la traversa, ma Cicciarelli già nel primo tempo si è dimostrato il più pericoloso dei suoi, lo sta confermando in questa ripresa. Valente per Francesco Valerio, il doppio passo, tenta a superare in velocità Ricci che col corpo lo ostacola e sarà rimessa laterale
per il Ceccano. Cicciarelli protegge bene questo pallone, prova a girarsi, ostacolato De Valente che commette fallo secondo il signor Saraniero. Sarà punizione a favore del Ceccano. Vagaluppi sul punto di battuta, la barriera si sistema con Valerio primo uomo, con la Cicco e Valente rispettivamente secondo e terzo. Paolo Faria che si sistema a due metri dalla barriera, pronto a ostacolare Padovani. Galuppi appoggia e Paolo Faria legge benissimo l'azione, allora riparte di nuovo col destro, grandissima lettura di Paolo Faria, aveva già capito le intenzioni gli avversari, commette fallo con la Cicco secondo Saraniero. Ma che lettura intelligente da parte di Paolo Faria, ha previsto non uno ma ben due tempi di gioco, intercettando un pallone e provando ad andare a mettere un altro sigillo. Ricci per Galuppi, scarica di nuovo per Ricci. Valente vuole far salire i suoi, va a lungo da Paolo Faria, bello lo stop, il pallonetto, Cipriani però riesce a intercettare, bella la giocata sull'asse Valente Paolo Faria. Tanto sbaglia Valente, Cicciarelli rientra e praticamente c'è un'azione ogni 30 secondi. Ci sono continui capovolgimenti di fronte con una bella partita. Paolo Faria per Francesco Valerio, a campo per salire. Doppio passo, rientra intercettato da Cicciarelli, allora Ricci recupera questo pallone, lo scarica per Cicciarelli, lungo da Padovani, ancora per Ricci. Galuppi tenta il doppio passo, legge bene però Valente. Galuppi allora va da Cicciarelli. Padovani non arriva su questo pallone Cicciarelli, allora Francesco Valerio va direttamente alla conclusione, c'era Valente che aveva spazio, aveva campo. Galuppi va da Cicciarelli, una ripartenza, Cicciarelli rientra sul mancino, il sinistro parato da Napolitano. Solo Cicciarelli per i suoi si sta rendendo davvero pericoloso, non riesce questa volta a rientrare sul sinistro, ma ha già mostrato diverse volte sempre la stessa intenzione, puntare sul destro, rientrare poi sul sinistro. Normale questo giocatore. Va a lungo Napolitano, male per Colacicco che apre le braccia. Segno di sofferenza. Galuppi intanto si gira subito, prova a puntare. Gioco di gambe, recupera Danilo Valente, troppo lento Galuppi. Allora Ricci prova a rientrare, recupera Daniele Riso. Mister Cardillo chiama Vincenzo Zottola, pronto a rientrare. Subisce fallo Antonio Colacicco.
Chiamo i suoi compagni, Paolo Faria, per spiegare uno schema, spiegare i posizionamenti da... Posizionamenti da mantenere per questo schema, probabilmente con Riso sul punto di battuta. Era pronto Zotto, che invece chiama adesso mister Cardillo Zaccaro per entrare in campo, probabilmente al posto di Antonio Colacicco. Allora, vediamo come giocheranno la carta di questo calcio di punizione. Riso va da Colacicco, male dentro per Faria. Allora ripartenza, Galluppi punta bene Riso di destro, napoletano in due tempi. Riso, bellissima la giocata su Pietrantoni, prova ad andare sul secondo tempo da, sul secondo palo da Paolo Faria, ma intercetta Cipriani. Paolo Faria tenta di prima, ma commette fallo. Secondo l'arbitro, un giocatore dell'Heracles. Non si è ben capito cosa ha fischiato. Sarà fallo allora per Ceccano. Batte Padovani. Va da Pietrantoni. Col destro Pietrantoni. Va dentro da Ferri. Intercetta benissimo Napolitano. Riso, va da Paolo Faria, Colacicco, scarica tutto per Paolo Faria, bello il gioco di campo, subito a ripartire, col mancino, rientra, prova a rientrare sul sinistro ma non riesce, viene intercettato da Ferri. Faria per Riso. Sbaglia la misura di questo passaggio. Allora Pietrantoni, sono in 3 contro 2. Prova Ricci, ma ancora Napolitano ci mette una pezza. Ancora Pietrantoni con un mezzo pallonetto, finisce addirittura in fallo laterale. Tanto ecco il cambio, esce Colacicco, entra Vincenzo Zaccaro. Lungo Napolitano per Zaccaro. Non arriva su questo pallone, Pietrantoni si gira, col destro, ancora Napolitano. Vediamo allora se riuscirà a trovare il primo sigillo Vincenzo Zaccaro in questa sua nuova esperienza. Schema di Ricci che cerca Pietrantoni, ma il pallone viene intercettato da Valente. Pietrantoni ancora che taglia, fuori da Padovani. Si gira Padovani. Bene il gioco di cambio di Ricci, supera Faria, va da Ferri, recupera il pallone Riso, sarà rimessa laterale per il Ceccano. Padovani da Pietrantoni, Pietrantoni va sul sinistro, va ancora dentro, Napolitano intercetta questo pallone, lancia subito Vincenzo Zaccaro, bene per Paolo Faria, ancora ci prova, intercetta Cipriani, devia Ricci e blocca poi in due tempi il numero 16, l'estremo difensore del Ceccano. Pietrantoni ancora prova a puntare Valente, si accentra, intercetta Daniele Riso. Prevedibile le giocate degli attaccanti del Ceccano. Prova Zaccaro a calciare, viene deviato ancora da Pietrantoni, sarà calcio d'angolo. Trato anche Zottola. Batterà lui questo calcio d'angolo, va da Valente, Daniele Riso, punta Ferri, gioco di gambe, si appoggia a Valente, va da Zottola, Zottola per Zaccaro, prova a girarsi Vincenzo Zaccaro, sempre su Ferri, di punta,
intercetta bene Ricci, riprova ancora Napolitano, subito lungo per Daniele Riso, intercetta bene Ricci, chiama il tempo il dirigente accompagnatore del futsal ceccano. Allora ci sarà tempo per respirare quando al sedicesimo l'Heracles è in vantaggio per 2-1 sul futsal ceccano in questo secondo tempo. Le reti sono di Cicciarelli per il ceccano e di Riso sul rigore, Paolo Faria che in questo secondo tempo ha mostrato a sprazzi grandissime giocate sia a livello qualitativo sia a livello tattico, un giocatore intelligente, sicuramente arrivato quest'anno al servizio di mister Cardillo per far salire il tasso qualitativo della squadra formiana. Importante sarà mantenere perlomeno il vantaggio in questa gara, tenendo conto anche del ritorno che ci sarà settimana prossima in casa del futsal ceccano. Ricordiamo in Coppa Lazio infatti si gioca sempre un doppio match per le squadre partecipanti. Si riprende allora Ricci per Ferri, cambia tutto da Vada Pietrantoni. Daniele Riso per Valente. Valente da Zottola. Riso prova ad andare da Valente, riesce a controllare questo pallone. Punta Ferri. Dentro da Zaccaro, da Zottola, anzi non riesce a arrivare su questo pallone. Ferri punta Daniele Riso, va sul destro, si appoggia a Padovani. Bella la giocata di Ricci, sarà fallo laterale a favore dell'Heracles. Riso arriva da Zaccaro questo pallone, si appoggia allora a Zottola, ancora per Valente. Riso gioco di gambe, punta Ricci, poi va da Zaccaro. Tenta il doppio passo Zaccaro, mette in fallo laterale Ferri. Valente, tenta la conclusione, finisce rimessa dal fondo. Buona la giocata provata dal difensore formiano. Pietrantoni intercetta ancora da Valente che sta facendo una grande partita in fase di copertura. Zottola va da Valente, Valente da Zaccaro, protegge questo pallone, prova a girarsi, chiede un fallo, l'arbitro non fischia però ha subito un colpo in viso. Pietrantoni, bene su Daniele Riso, mette in calcio d'angolo Valente. Francesco Valerio riparte, intercetta Padovani, allora Ricci prova a girarsi su Francesco Valerio, ci riesce, cambia tutto per Pietrantoni che può andare a puntare Zottola, allora va sul sinistro e subisce fallo
da parte di Vincenzo Zottola. Andrà Pietrantoni, anche Ricci sul punto di battuta. Con un Ceccano che comunque ha dimostrato fino a questo momento, e mancano ancora 10 minuti, di tenere testa ad una grande squadra. Sicuramente in casa potrà giocarsi le sue carte in base al risultato che maturerà oggi. Parte Pietrantoni, blocca Napolitano però. Grande occasione ancora per il Ceccano per riportare, riagguantare questo pareggio. Riso, bellissima la giocata, subisce poi fallo da parte di Ricci. Grande gioco di palla, gioco di gambe da parte del numero 6. Zaccaro protegge questo pallone, ci riesce, prova a girarsi di destro, grandissima la giocata del numero 9 che sta cercando il gol, sta prendendo le misure. Zaccaro protegge questo pallone, va da Vincenzo Zottolo. Ma non rallentate sto gioco, è forza! Recupera Francesco Valerio. Zaccaro cerca la conclusione ancora sul fondo. Ci sta provando in tutti i modi il numero 9 e se lo meriterebbe anche il vantaggio. Fischia un fallo intanto Saraniero su Celli, fallo commesso da Valerio secondo il direttore di gara. Allora sarà tiro libero perché era il sesto fallo commesso dai ragazzi di Mister Cardillo, e allora sarà tiro libero su cui andrà Ricci, tiro libero al 24esimo. Parte col mancino e palo, e sulla ribattuta a porta vuota praticamente Galuppi si divora il gol del pareggio. Ghiottissima occasione, anzi doppia occasione per il Ceccano di portarsi in pareggio. Valerio si accentra, va col destro dentro, non può arrivare Daniele Riso, nessuno accompagnato sul dischetto. Sceglie intanto Vincenzo Zaccaro, ha dato molto in questi minuti in cui è stato in campo per il secondo tempo. Zotto la va da Riso, tutto per Francesco Valerio. Vada Zottola che non può però arrivare su questo pallone. Cipriani. Vada Padovani. Galuppi. Gestione del pallone addirittura nella propria area. Mette il pallone poi in fallo laterale. In zona offensiva per Paolo Faria e compagni. Francesco Valerio apre tutto per Vincenzo Zottola, scarica ancora per Valerio, scambia con Faria, va da Riso, stanno cercando di imbucare ma il Ceccano è davvero posizionato bene in campo, chiude tutti gli spazi. Sono riusciti a sfondare in qualche occasione attraverso ripartenze. Zottola intanto si gira, Cipriani riesce a evitare il terzo gol. Ci
Riso, vada Paolo Faria. Bella la giocata, vada Daniele Riso, dentro per Zottola! Eccolo il 3-1! Bellissima giocata sull'asse Faria, Riso e Zottola, che questa volta buca Cipriani, non può nulla, la devia, ma il pallone finisce comunque in rete. Allora 3-1 per l'Heracles, ottimo risultato sarebbe questo in vista del ritorno. Allora continua il Ceccano per cercare la via del gol. La Celli chiede il fallo, ma l'arbitro invece fischia fallo a favore di Antonio Colacicco. Ammonisce l'arbitro Pietrantoni. Valerio, Riso va lungo a cercare Colacicco, sfetta di testa, riesce a controllare questo pallone, bravo Antonio Colacicco, protegge ancora, va da Francesco Valerio, ricominciano, bellissimo la gestione di questo pallone da parte dei ragazzi dell'Heracles. Sbaglia poi Paolo Faria, offre a Celli questo pallone che può rientrare, va direttamente alla conclusione, chiede la deviazione ma sarà invece rimessa dal fondo. Pietrantoni, Celli prova a salire, la giocata su Francesco Valerio, non riesce però, perde il contatto col pallone, pallone arriva tra le braccia di Napolitano, va lungo da Colacicco, di petto prova a controllare ma non riesce, allora palla ancora al Ceccano, Ricci va da Galuppi, punta Faria che commette fallo secondo Saraniero e allora sarà tiro libero. Paolo Faria va a dire qualcosina a Galuppi. Secondo Faria si era buttato. Protestano Faria e Riso. Secondo loro non era fallo da concedere. Un altro fallo da tiro libero, vediamo se questa volta riuscirà allora il Ceccano a segnare, in questo caso ad accorciare le distanze, andare sul 3-2. Allora andrà Pietrantoni a battere questo tiro libero, parte il numero 10, è ancora Napolitano col piede, ci mette una pezza. Tutti i tiri liberi concessi in questa partita da ambedue le parti sono stati falliti. Pietrantoni. Va da Ricci. Ricci cambia tutto per Galuppi. Galuppi. Sbaglia la misura del passaggio, recupera Paolo Faria. Prova a girarsi. Ci riesce, bellissima la giocata del numero 10. Prova ad andare dentro da Riso. Intercetta però Ricci, allora scarica per Pietrantoni, ancora Ricci non riesce a controllare, chiede il time out, allora mister Cardillo, vogliono respirare in questi ultimi secondi perché mancano 30 secondi alla fine dei tempi regolamentari, poi mancano probabilmente 1-2 minuti di recupero. Quando siamo sul 3-1, ha segnato il terzo gol per l'Heracles Vincenzo Zottola, risultato importante maturato dopo una partita molto equilibrata con entrambe le squadre che hanno creato molte occasioni da rete, ma l'Heracles che è stato più cinico, e allora vediamo Petronzio a colloquio con Napolitano, gli dà qualche consiglio mentre mister Cardillo spiega ai quattro in campo i movimenti da fare in questi ultimi tempi di gioco.
parla con Daniele Riso. Stanno 3-1, 30 secondi, abbiamo due gol, diciamo, ma che ve lo sono andato. Due minuti di recupero segnalati dall'arbitro Saraniero. Note positive per l'Heracles, a parte il risultato fino a questo, maturato fino a questo momento. Sicuramente la prestazione di Paolo Faria, migliore in campo per i suoi, ha creato letteralmente gioco in quasi tutte le azioni incostate in possesso del pallone. Allora si riprende con il Ceccano in possesso di palla, Pietrantoni prova ad andare lungo da Cicciarelli. Scintille tra Pietrantoni e Colacicco che bisticciano un po'. Colacicco va a proteggere, prova a proteggere questo pallone, va lungo però su Cipriani. Celli per Pietrantoni, Pietrantoni va da Cicciarelli, ha messo tutti i giocatori offensivi il Ceccano. Allora recupera Riso questo pallone in tre quarti, prova a girarsi, la giocata ancora, recupera il pallone, commette fallo Cicciarelli su Daniele Riso. Il quinto fallo. Paolo Faria sul punto di battuta col mancino, parte il numero 10 sulla barriera, allora riparte Celli, termina così la partita, esordio stagionale in Coppa Lazio per l'Heracles, batte 3-1 la Futsal Ceccano, le reti per l'Heracles di Daniele Riso sul rigore, Vincenzo Zottola e Paolo Faria che vincono dopo il primo gol invece siglato da Cicciarelli del Futsal Ceccano. È stato ammonito intanto anche il portiere del Ceccano, Cipriani. La partita termina allora 3-1, buona la prima stagionale per mister Cardillo. Chi vi parla è Francesco Di Luna, un ringraziamento a Giuseppe Capuano per le riprese, l'appuntamento è per le interviste. Allora, siamo qui a termine dell'incontro fra Heracles Formia e la formazione del Ceccano, vittoria secca, abbiamo il portiere napoletano, lui in questa gara ha salvato, diciamo, in molti frangenti la partita. Un commento a questo match? Allora, sapevamo che non... che sarebbe stato abbastanza difficile oggi, innanzitutto per il caldo, innanzitutto perché, e soprattutto perché è la prima partita ufficiale, ci tenevamo a far bene davanti al nostro pubblico, il risultato ci premia, volevamo fare molto di più, però sono sicuro che col tempo miglioreremo parecchio, quindi sono contento per il risultato, abbastanza contento per la prestazione, ma sono soprattutto fiducioso che giocheremo molto meglio di così. Certo, ci mancherebbe, anche perché oggi l'hai detto tu, il caldo l'ha fatta da padrone, giocatori come Zaccola e altri che comunque hanno qualche difficoltà, quindi sicuramente la prima gara il caldo ha fatto molto. Ma secondo me oggi nessuno ha avuto più difficoltà di altri, perché veramente oggi, per i motivi che ho appena detto, era difficile per chiunque, per tutti, sia per grandi giocatori che sappiamo che hanno fatto molto nella loro carriera, sia per i più giovani come me era molto difficile, quindi credo che col tempo, col proseguire degli allenamenti faremo molto molto meglio di così. Ceccano, come l'hai visto? È una bella squadra, la conoscevamo perché noi che eravamo al Cassio già 2 anni fa l'abbiamo incontrati e ci hanno eliminato dalla Coppa, e quest'anno vogliamo assolutamente fare il contrario, vogliamo eliminarli noi. Bravi, anche perché loro sono passati loro in vantaggio, bravi voi a mantenere la calma e ribaltare il match in modo sicuramente tranquillo, senza difficoltà. Sì, è stato molto rischioso perché questa è stata una partita a ritmi bassi, quindi col fatto che sono passati in vantaggio rischiavamo di non riacchiapparla più, invece siamo stati bravi subito a metterla sul binario giusto e quindi siamo riusciti a portare a casa quantomeno un buon risultato, anche se è ancora molto aperta la qualificazione.
Ma voi avete, oltre a giocatori di qualità, anche un certo Faria che mi sembra che ha dettato i tempi in questo match. Guarda, io da quando è arrivato in allenamento sono rimasto impressionato da quello che fa, anche proprio a parte a livello tecnico che non si discute, proprio anche a livello caratteriale, di personalità, ci dà una grande mano, soprattutto a noi più giovani. Tra l'altro si è innervosito durante il match con un ragazzo numero 35 che a suo dire non aveva fatto fallo su di lui. Ma se ti riferisci alla fine della partita, sono cose che succedono, il caldo soprattutto da questo tipo di reazioni, credo che è tutto tranquillo, ci siamo salutati con i ragazzi in maniera piuttosto pacata, molto, diciamo, non credo sia un episodio molto rilevante. Diciamo. Qualificazione adesso si gioca al ritorno, ma mi sembra che la percentuale sia molto alta. Sì, anche se lì è un campo difficile, so che la squadra avversaria ci aspetterà con il coltello tra i denti e quindi non ci regalerà nulla, quindi dobbiamo andare concentrati a portarci a casa la qualificazione. Danilo Valente, un altro protagonista di questa gara. Allora, una gara sicuramente, una vittoria meritata, ma un pochino forse sofferta a causa del caldo. Sì, è una vittoria, diciamo, meritata, ma alla fine anche loro sono una bella squadra. Oggi sì, abbiamo vinto 3-1, però poi dobbiamo andare ancora a fare la partita di ritorno. Lì è un campo molto ostico, è una squadra molto messa bene in campo, sono molto aggressivi. Noi alla fine questa è la seconda uscita che facciamo tutti insieme, perché da quando abbiamo iniziato a fare la preparazione è la seconda partita che facciamo ufficialmente insieme. Però alla fine piano piano penso che arriveremo agli obiettivi prefissati. La cosa fondamentale è formare un gruppo, che poi alla fine penso che sia la cosa principale di una squadra. È quello che è il 50% in più delle vittorie poi alla fine. Però non ci possiamo lamentare. Questo Ceccane come l'hai visto? È una squadra molto quadrata, molto ostica. L'abbiamo incontrata 2 anni fa, ci hanno messo in grande difficoltà. Quest'anno sono cambiate un po' le cose, perché poi alla fine anche la nostra rosa penso che sia di valore, però poi questo facciamolo giudicare dal campo, perché poi è quello che conta, i nomi sono quelli, però poi è il campo quello che ti dice se vale oppure no. Ed ora pensiamo partita per partita, sabato andiamo a fare questa trasferta, dobbiamo stare solo tranquilli e lavorare. Adesso tocca a Andrea Cardillo, il tecnico di questa squadra. Mi sembra che a parte il caldo la squadra si è comunque espressa in buon modo, insomma. Mi sembra che l'avversario sì, ha messo in difficoltà all'inizio, ma mi sembra che poi il resto è stata comunque tranquilla come vittoria. Sì. Tranquillissima no, anche gli avversari hanno sbagliato 2 libere alla fine. Non è la squadra ancora che stiamo preparando, siamo purtroppo in ritardo sia di condizione atletica sia tatticamente. Stiamo lavorando da poco con la squadra completa, abbiamo avuto purtroppo durante la preparazione dei problemi lavorativi e dei problemi di arrivo dei giocatori nuovi, quindi li stiamo integrando. Oggi mancava anche uno dei giocatori probabilmente più forti del roster, Vitigna. Quindi dobbiamo lavorare bene in settimana per farci trovare pronto per l'inizio del campionato. L'altro portoghese comunque si è comportato bene? Sì, l'altro ragazzo ha fatto la prima amichevole sabato scorso a Ceprano. Purtroppo lui non era abituato a giocare sul sintetico, ha avuto una piccola contrattura, quindi deve stare fermo per una decina di giorni. Stiamo cercando di recuperarlo. Nell'amichevole si è infortunato purtroppo anche Pernice, abbiamo perso Pernice che ha avuto la frattura del dito, quindi adesso sentiamo un po' la mancanza di 2 senior, di cui uno era sicuramente un elemento importante della nostra squadra. Avere però un portiere in Lega ti risolve un sacco di problemi, no? Beh, in effetti sì, noi dall'inizio abbiamo puntato su Napoletano proprio perché è un giovane di Lega, poi devo dire oggi è stato probabilmente tra i migliori in campo. Ripeto, non abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità, un po' il caldo, un po' il sintetico, quando il caldo così diventa più pesante, e ne abbiamo risentito soprattutto nel primo tempo, anche se devo dire nel secondo fisicamente abbiamo retto bene la pressione avversaria e abbiamo trovato i 2 gol con Faria e Zottola. Ceccano era come te l'aspettavi? Sì, Ceccano lo aspettavo sicuramente, hanno un elemento sicuramente di categoria superiore,
come Emanuele Ricci, ma hanno giovani molto interessanti e mi è piaciuta come squadra, mi è piaciuta come organizzazione tattica e come fair play in campo. Devo dire, è stata forse una piccola pecca gli eccessivi falli fischiati da una parte e l'altra, praticamente penso che sono stati fischiati oltre 25 falli in due tempi, è un po' troppo per questo gioco. Certo. Senti, che qualificazione quindi 50%? 50-50, la qualificazione si decide a Ceccano sicuramente, non è chiusa qua, anche perché abbiamo solo due gol di scarto. Dovremmo andare a Ceccano per giocare al massimo delle nostre possibilità per superare il turno, perché se non giochiamo al massimo delle nostre possibilità la qualificazione sicuramente non la portiamo a casa. Eccoci con il tecnico della squadra ospite, Ceccano, Compagnone, già visto l'anno scorso durante il campionato di Serie D. Allora, una gara sicuramente ben giocata da voi, ma mi sembra che loro hanno fatto qualcosina in più. Sì, buonasera a tutti. Sì, noi siamo una neopromossa, quindi pensavo di potermela giocare un po' meglio, però sono soddisfatto dei ragazzi. La squadra avversaria è una squadra che ha fatto un mercato molto importante, quindi è una squadra con degli stranieri e quindi secondo me è una squadra più pronta rispetto a noi. Il campo un po' ci ha condizionato perché noi siamo abituati a giocare un campo un po' più grande, la palla non eravamo abituati, ho visto proprio alcune difficoltà proprio dei ragazzi, nulla da togliere agli avversari, però c'era anche qualche recriminazione a livello arbitrale del primo tempo, vedi il rigore e qualche fallo di troppo fischiato che ci ha caricato di falli e non ci ha permesso di finire bene il primo tempo. Sono molto soddisfatto dei ragazzi che hanno interpretato bene la partita e hanno espresso il 20% del calcio a 5 che siamo abituati a fare. Della squadra avversaria, il mister è un mister che ha tanta qualità e quindi la sua squadra ne può solo che giovare, e sapevo che era una squadra molto molto fisica e come ho detto già a lui, il campo l'ha aiutato perché la fisicità, un campo più piccolo, li porta ad avere più consistenza. L'unica cosa è che poi l'altra c'è stato un po' di caldo di troppo e quindi ha condizionato forse all'inizio. Certo, quello ci ha condizionato tanto, tutte e due le squadre. I ritmi poi si sono abbassati tantissimo e ha condizionato un po' la partita, quello sì. Qualificazione, quindi si gioca tutto al ritorno? Sì, andata e ritorno, questo sport regala emozioni fino alla fine, quindi ce la giocheremo alla grande e siamo pronti per il ritorno. Siamo all'inizio anche perché tutte le squadre adesso devono ancora carburare, no? Sì, quello sì, anzi noi lavoriamo bene da 4 settimane, ci vuole sì quella brillantezza che poi fra 1 o 2 settimane riusciamo ad avere, però ecco il bello di questa categoria è che si inizia subito, al contrario della vecchia Serie D che stiamo aspettando ancora le iscrizioni, vedo, nei comunicati. Quindi stiamo aspettando un girone unico, tra l'altro, si dice. Sicuramente sarà così, però sono contento, gli ospiti, cioè la squadra del locale è una squadra amica, quindi è stata bella una bella partita. Bocca al lupo. Grazie.